La Banca Montepruno ha lavoro per valorizzare il territorio in cui opera grazie al progetto e all'impegno dell'Istituto di Credito. Le telecamere della RAI ieri hanno raggiunto Salerno. Il direttore generale Michele Albanese è stato protagonista delle riprese, intervistato da Beppe Convertini per la terza edizione del programma televisivo campione d'ascolti Azzurro Storie di Mare. Andrà in onda su Rai 1 la domenica mattina e replica il sabato seguente per un totale di 7 puntate inedite e altrettante repliche. La trasmissione esplora i territori presentandoli ai telespettatori, raccontandone curiosità, tipicità, specialità, gli aspetti innovativi che più lo caratterizzano. Tra le aree geografiche individuate dalla produzione e sulla quale ricade grande interesse vi è proprio l'area di Salerno, per realizzare un focus mirato a valorizzare il patrimonio artistico, culturale, sociale, enogastronomico, naturalistico e imprenditoriale del territorio. E nel processo di valorizzazione dei luoghi in cui opera, nel caso specifico della città di Salerno, sta dando il suo contributo la BCC Montepruno. La stazione marittima ha ospitato ieri le riprese grazie al progetto di marketing territoriale che vuole mettere in evidenza le bellezze del territorio di competenza della banca. Successivamente le telecamere si sono trasferite nella vicina Vietri sul Mare per visitare l'azienda Ceramiche Pinto sostenuta dalla banca nei suoi progetti di sviluppo al fine di mettere in evidenza le produzioni e l'artigianato che caratterizzano l'economia locale, una realtà che produce e investe nel solco della tradizione anche con la vicinanza di un istituto come la BCC Montepruno. È una grande soddisfazione, ha affermato il direttore albanese, poter raccontare sulla RAI il nostro impegno e promuovere Salerno insieme agli artigiani della nostra comunità di riferimento. Il nostro impegno è anche questo, fare sempre qualcosa in più per il circuito territoriale che viviamo, anche attraverso la rete dei contatti creata, come è avvenuto con la RAI. Ringrazio Beppe Convertini e tutta la troupe per la professionalità e la cura dei dettagli. Sicuro che questa trasmissione possa far conoscere ancora di più Salerno e le sue bellezze.